Da Assisi a Vibo Nati. È stato questo il tragitto spirituale compiuto dall'urna contenente le insigni reliquie di Sant'Antonio Abate. I cimeli del santo traumaturgo sono finalmente giunti nel piccolo paese del Golfo di Policastro, dove nel pomeriggio di ieri amministratori e fedeli del comune cilentano hanno accolto con devozione l'arrivo del reliquiario, che da piazza Nicotera è stato accompagnato in processione al santuario di Vibo Nati, dove il vescovo della diocesi tegiana Policastro ha officiato la Santa Messa per celebrare la venuta del santo sotto forma di frammenti sacri e per invitare i cristiani a partecipare alle liturgie antoniane che si svolgeranno nella chiesa vibonatese. Sarà possibile venerare le spoglie di Sant'Antonio Abate fino al 3 febbraio, dopodiché queste partiranno alla volta della Francia, lì dove sono custodite. I resti del santo provengono infatti dalla città francese di Arles e sono arrivati in Umbria nella Basilica di Santa Maria degli Angeli il 15 gennaio per poi essere trasmessi alla comunità religiosa di Vibo Nati. A recarsi nel comune della provincia di Perugia è stato il vice sindaco del paese cilentano, Daria De Filippo, che insieme ad una rappresentanza della confraternita di Sant'Antonio Abate ha preso in affidamento l'urna del santo, donando in segno di riconoscimento un quadro che ritrae il paesaggio di Vibo Nati e che è stato consegnato nelle mani del primo cittadino di Assisi, Stefania Proietti. Il reliquiario è così stato portato con gioia nel borgo vibonatese. Sentiamo il bisogno di stringerci attorno a Sant'Antonio Abate, riferisce il parroco di Vibo Nati, Don Martino Romano. Sant'Antonio, colonna della Chiesa, ha molto da insegnare a tutti noi che viviamo in questo momento storico così complesso e critico. Le reliquie del santo saranno a disposizione dei fedeli tutti i giorni e questa sera sarà possibile partecipare alla Santa Messa delle 18:30 presieduta da Don Raffaele Brusco, parroco di Rocca Gloriosa, prendendo parte al rito dell'esposizione della benedizione eucaristica. Nel programma civile invece è in calendario il concerto di musica popolare dei Donna Luna che si esibiranno in Piazza Santissima Annunziata.